Quando la mafia affonda i suoi tentacoli sull'ambiente e quindi su quello che mettiamo nel piatto, è stato questo il tema dell'incontro organizzato con gli studenti all'Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Straccangelini di Ancona, con l'Associazione Libera, Coldiretti, Slow Food e il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, Daniele Paci. Il fenomeno delle associazioni criminali organizzate nelle Marche è un fenomeno che la Procura Distrettuale di Ancona sta monitorando e ha sempre monitorato negli anni. Noi cerchiamo di approfondire nelle nostre attività di indagine soprattutto l'attività legata al riciclaggio delle organizzazioni criminali, quanto noi stiamo facendo in materia di rifiuti, perché le organizzazioni criminali sappiamo che utilizzano questo campo di attività per lucrare, quindi anche su questo ci sono diverse indagini da parte nostra. L'ISTVAS di Ancona ha anche un indirizzo ambientale che si sta avviando quest'anno, quindi era molto importante una presenza. Il consumo consapevole del cibo è fondamentale, perché al giorno d'oggi, purtroppo anche per le crisi economiche, si va a scegliere del cibo che non sappiamo la provenienza, quindi poi può avere cause di caporalato. La legalità o l'illegalità può entrare nel cibo da tante porte, quindi al di là delle agromafie, delle ecomafie, c'è anche un'illegalità che lega, non so, i messaggi non veritieri della pubblicità, oppure che sottopaga chi serve a tavola nei ristoranti. La legalità è un principio fondamentale per la costruzione di una società florida ed intelligente, e se oggi siamo qua in questo istituto è proprio per aiutare le nuove generazioni a capire il valore di questo principio fondamentale. La nostra identità è proprio questo cuore verde. Abbiamo anche il nuovo indirizzo di agraria, agroalimentare e agroindustria. E poi comunque tutti gli indirizzi della scuola si occupano di sostenibilità a vari livelli. L'indirizzo costruzione ambiente territorio, ex geometri, e si occupa di territorio, di energie alternative. La stessa moda, ecco, in cui stiamo sperimentando, per esempio, tinture ecologiche, riciclo di materiali, la nostra è veramente una scuola verde.